siamo fermi una media del 2016 per quanto riguarda il registro tumori adulti e 2017 per quelli dell'infanzia. Ma ripeto, si può tranquillamente tentare di migliorare, non dico in 20 giorni, ma in tempi brevi con la piattaforma che Regione ha, Sinfonia. Io ora mi riservo di parlare ovviamente prima con il Presidente, che tra l'altro è anche Assessore alla Sanità e quindi sarà lui a decidere, e poi se il Presidente mi autorizza parlo con il nostro Direttore dell'Ufficio Speciale per dare indicazioni su come velocizzare i tempi. Comunque vanno recuperati i tempi e dobbiamo ovviamente far leva sui medici di base. Il registro dei tumori, l'aggiornamento dei dati del registro dei tumori in Regione Campania è una di quelle cose inspiegabili e illogiche. Dati fermi appunto al 2016, 2015, 2014, completamente fuori quelle che sono le indicazioni delle linee guida internazionali. Io penso che oggi invece bisogna avere un registro dei tumori aggiornato in tempo reale, d'altra parte in un'epoca tecnologica dove con un clic possiamo avere, conoscere tutto in tempo reale. Lo abbiamo visto anche con il Covid, noi avevamo i bollettini quotidiani, ogni sera avevamo l'aggiornamento del numero dei casi positivi, non vedo perché noi non possiamo oggi utilizzare lo stesso sistema coinvolgendo i medici di medicina generale, coinvolgendo la piattaforma che oggi abbiamo e che abbiamo utilizzato anche per il periodo del Covid, non vedo perché non possiamo utilizzare questi strumenti tecnologici, non vedo perché non possiamo conoscere quella che è l'incidenza delle patologie tumorali nei nostri territori.